Benvenuti. Se vi obbligassi a sacrificare una parte qualsiasi di un film che amate, a cosa pensereste? A una scena troppo violenta e spiacevole da guardare? Te lo giuro su mia madre, toccala un'altra volta e sei morto. A un silenzio interminabile. A una scena di ballo troppo lunga. Le compagnie di streaming al giorno d'oggi non hanno dubbi su quale sia la prima cosa da saltare. Forse non vale per tutti, ma buona parte delle persone fa poca attenzione ai titoli di un film. Ovviamente nel caso delle serie TV il discorso è diverso, ma con i lungometraggi è più difficile affezionarsi o ricordarsi dei titoli. Eppure, i titoli sono pur sempre parte integrante dell'opera, e saltarli o dedicargli poca attenzione vuol dire perdersi qualcosa di interessante. Alla fine è molto semplice. Un film inizia coi titoli di testa e finisce con quelli di coda, proprio come un libro comincia dalla copertina e termina con la quarta. Ma quando andiamo al cinema o anche a casa seduti sul divano, capita poche volte di rimanere seduti a vedere tutti i titoli di coda. E anche se ci perdiamo qualche minuto iniziale del film, spesso non ne facciamo un dramma. Almeno non tutti. Oh, mi dispiace, io non riesco, io devo vedere un film proprio dal principio alla fine, sono a senso unico. Prendete ad esempio i titoli di testa. Sono il primo approccio che abbiamo col film. Chiunque scriva o crei una storia conosce l'importanza di partire col piede giusto per accattivarsi l'audience. La scena d'apertura può servire per ingraziarsi lo spettatore nel modo corretto, e se fatta bene aiuta a stabilire i temi dell'opera. Una scena d'apertura può essere usata per farci capire quale sarà il tema ricorrente dell'ambientazione. Mostrare dei punti oscuri per far porre allo spettatore da subito le giuste domande. Introdurci allo stato d'animo del protagonista. Catapultarci in un mondo a noi completamente estraneo. O, come nei casi più spinti, cominciare direttamente dal finale. E chi più ne ha più ne metta. Ma solo poche volte i cineasti utilizzano i titoli di testa per stabilire il tema della storia. Quando questo accade, i titoli uniscono l'utile al dilettevole, facendo lavorare assieme forma e contenuto, perché oltre a introdurci a ciò che stiamo per vedere, le sequenze diventano anche molto belle. Quando un autore pone così tanta attenzione su questo fattore, siamo portati a non trascurarlo. Credo che concentrare una parte non indifferente degli sforzi sui titoli di testa e di coda sia un valore aggiunto per un'opera. Non solo rende più piacevole l'esperienza, ma denota anche lo sforzo e l'attenzione per i dettagli riposti nel proprio lavoro. In mezzo a tutti i film che pongono la giusta attenzione ai titoli, c'è una persona in particolare che nel corso dei decenni ha assurto un'aura quasi leggendaria in questo senso, tale da meritarsi lo statuto di autore e filmmaker vero e proprio: Saul Bass. I had felt for some time that the audience involvement with a film should really begin with the very first frame. You have to remember that until then, titles had tended to be lists of dull credits, mostly ignored or used for popcorn time. So there seemed to be a real opportunity to use titles in a new way, to actually create a climate for the story that was about to unfold. Forse il suo nome non dirà molto ai più, ma Saul Bass è stata per mezzo secolo una delle personalità più apprezzate e richieste a Hollywood, quando si tratta di creare titoli di grande qualità. Il suo lavoro passa spesso in sordina, ma per quanto mi riguarda, un bravo autore di titoli merita lo stesso statuto e riconoscimento di un buon direttore della fotografia, di un bravo scenografo o persino di un grande attore. Si potrebbe definire Saul Bass un designer, ma il suo nome è presente in molti manuali di cinema d'animazione, e si può capire bene il perché. In effetti Saul Bass cominciò come grafico e illustratore, sino a quando il regista Otto Preminger gli propose di curare la locandina di uno dei suoi film. Il risultato piacque così tanto a Preminger che egli chiese a Bass di occuparsi anche dei titoli del film, che sino a quel tempo erano considerati di scarsa importanza narrativa e visiva.
Addirittura, durante tutta l'epoca del muto, i proiezionisti tenevano i sipari abbassati durante i titoli di testa e li alzavano solo all'inizio del film vero e proprio. Well, I started in graphics. Then, as you've seen, I began to move that graphic image in film. Somewhere down the line, I felt the need to come to grips with the realistic or live-action image, which seemed to me at the time to be central to the notion of film. Of course, then a whole new world was open to me. Ma con l'arrivo di Bess le cose cominciano a cambiare. Tenete a mente che negli anni 50 a Hollywood il principio cardine era che un film dovesse essere il più chiaro possibile nei confronti del pubblico e ogni elemento di controversia o fraintendibilità doveva essere rimosso. È quindi il periodo in cui si comincia a curare a 360 gradi non solo il contenuto, ma anche la forma dell'opera, proprio per rendere l'esposizione il più chiara possibile, in modo che potesse raggiungere la maggior parte del pubblico. Oggi animazioni come quelle di Bess sono la base per ogni attività, grande o piccola, che si incentri su una componente visiva. Ma farlo negli anni 50 a Hollywood per il cinema era davvero molto avanti per il suo tempo. Dal momento in cui Bess si impone all'attenzione, fornendo al cinema uno strumento stilistico e narrativo in più, l'importanza di titoli di testa e di coda ben fatti non può più essere ignorata. E Bess, dopo Preminger, comincia a essere richiesto da tutti i più grandi registi di Hollywood. I like credits. They promise something. I like posters. They promise something, you know? Because for me, credit sequences are sometimes more important than the movie. I don't know, you know, because they present the picture a certain way. I tend to get impatient with title sequences that are unimaginative, that are just shown over shots of people driving and going in their house. And I think in that case, don't do that. In that case, put white on black, put some music over it, it's even nicer. It's much more honest about it. Then get the story started because you're wasting story time. I suoi titoli cominciano a essere una vera e propria esposizione sintetica dell'opera e ne racchiudono il significato grazie all'animazione e al loro design. Keep in mind, however, that in spite of my fascination with this, I still felt content was the key issue. So I continue to look for simple, direct ideas. Questi principi consentono a Bess di spaziare con la fantasia e di giocare con l'animazione. Puoi, ad esempio, anticipare il tema centrale dell'opera con l'uso di match cut e attraverso il parallelismo occhio-spirale, come in Vertigo. O costruire un grande senso dell'epica, come avviene coi titoli di Spartacus. Quando il valore di Bess era ormai assodato, Alfred Hitchcock gli affidò addirittura la cura dello storyboard della scena più famosa di tutto il suo cinema. Ed è risaputo che Hitchcock fosse ossessionato dagli storyboard, che riteneva essenziali alla riuscita del film. Da un certo punto della sua carriera in poi, Bess è diventato così ammirato e riconosciuto da cominciare a esplorare anche al di fuori del solo campo dell'animazione, del quale si occupava in origine. In seconds, a 60-year-old man goes into a hospital and through advanced surgical techniques is reconstituted in his entirety. And he comes out 25 years old and looking like Rock Hudson. Ancora prima di una scena iniziale a effetto, Saul Bass dimostra quanto sia importante curare anche quei dettagli che per molti possono essere superflui e che ancora oggi noi molto spesso continuiamo a saltare. E qui viene il punto. Credo che l'esempio di Saul Bass sia utile per ogni aspirante autore, a prescindere da quello che cerca di creare. Si tratti di dirigere un film, scrivere un romanzo, creare un videogioco, la cura della forma non è mai un errore. Forma e contenuto sono due lati della stessa medaglia, e anche se nessuno lo nota, l'impegno e la cura si fanno sempre sentire. L'idea di Bess è che anche dei semplici titoli di testa possono essere emozionanti, se fatti con impegno. Si torna a quello che diceva Scorsese, che non a caso chiese a Bess di lavorare ad alcuni dei suoi film più famosi. È una questione di onestà, e l'onestà dell'autore premia sempre quando produce un'opera. È l'onestà dell'autore a emozionare l'audience. Se migliori la forma con l'intento di migliorare il contenuto, non sbagli mai. L'impegno è una cosa che fa sempre la differenza, venga esso notato o meno. Personalmente mi emoziona vedere l'impegno nel fare qualcosa che non aveva una reale necessità di essere tale ai fini della riuscita dell'opera, ma che è stata resa in quel modo perché il suo autore aveva davvero qualcosa da dire. Ci ha messo dentro un pezzo di sé. E Saul Bass lo faceva coi suoi titoli.
puntava a fare cose belle, anche se per molti ancora oggi non è poi così grave perdersi i titoli di testa del film o uscire dalla sala appena cominciano quelli di coda. Quindi, quando state lavorando a un progetto, sia esso un film, un videogioco, un romanzo, o se state anche solo tagliando l'erba del prato non perché dovete farlo, ma perché avevate una particolare idea in testa, beh, provate a essere superflui. Nella giusta misura, ovviamente. Forse quasi nessuno noterà le differenze, e l'albero caduto nella foresta non produrrà alcun rumore, ma alla fine almeno potrete dire di averlo fatto per voi. Io intanto vi invito a guardare tutti i titoli creati da Saul Bass. Sono un grande esempio di creatività espressiva e di animazione minimale, e nonostante l'età non sono invecchiati di un giorno. Grazie per aver guardato. My work on titles was a marvelous opportunity to learn about filmmaking. I think I touched about every aspect of the process, both creative and technical, and I worked with many wonderful people. But there are always new challenges, new mountains to climb. I've since directed interior sequences for other people's features, short films, commercials, my own feature. But it's all film, and film is wonderful. I'm a filmmaker, and I intend to continue making films of all kinds, short or long, because there's nothing I'd rather do.